Per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza scendono in campo Tivoli e Luba Frascati. Si riparte dal 2-1 in favore della Tivoli, maturato nella gara di andata. Si sblocca subito l'incontro perché al quinto minuto la Luba Frascati trova il gol del vantaggio. Lo mette a segno Costantini sugli sviluppi di un calcio d'angolo, deviazione vincente da pochi passi e gol dell'1-0. Neanche il tempo di esultare però, perché la Tivoli trova subito il gol del pareggio. Un minuto più tardi, al sesto, De Marco fugge via sulla corsia di sinistra, entra in area di rigore, salta un avversario e poi con il destro mette il pallone sul secondo palo, dove Santi non può arrivare. È il gol dell'1-1 con la Tivoli, che rimette subito il risultato in parità. Ed ecco l'esultanza da parte del numero 11 della formazione di casa, De Marco. 1-1 tra Luba Frascati e Tivoli al minuto numero 6 nel corso del primo tempo. Al 25esimo ancora Luba Frascati in avanti, qui ci prova Muzzi dalla sinistra, la risposta da parte di Vento. Al 29esimo proteste della formazione di casa per un contatto in area di rigore con Danieli, che va a terra nel contrasto con Santi. Per l'arbitro postato a due passi è tutto regolare. Luba Frascati che ci prova al 39esimo, battuta velocemente un calcio di punizione, qui Costantini con il destro e il pallone che scivola direttamente sul fondo. Con l'immagine andiamo alla ripresa. Al primo minuto Tivoli pericolosa con il numero 7 Dominici, il pallone è ribattuto, poi l'arbitro ferma tutto per un fallo di mano del numero 7 di casa. Al quinto ancora la Tivoli in avanti, il pallone per Binacco che prova la conclusione da fuori area, palla sul fondo. Al nono opportunità per Luba Frascati, il pallone arriva al numero 7 Pagliaroli, la conclusione la respinge direttamente Fè in scivolata. Ancora Tivoli in avanti, al 18esimo qui ci sono le proteste per un possibile tocco di mano di un giocatore del Luba Frascati, l'azione però prosegue. Il pallone arriva allora al numero 10 Fatati, che prova la conclusione da fuori area, stavolta alta sopra la traversa. Al 24esimo il neoentrato De Costanzo fa tutto da solo, arriva al limite dell'area, calcia in porta, la risposta da parte di Santi. La Luba Frascati protesta invece al 31esimo per un contatto in area di rigore, anche qui l'arbitro è a due passi e decide di lasciar proseguire. Al 40esimo il calcio di punizione di Muzzi, la grande risposta da parte di Vento, e questa è l'ultima opportunità per la Luba Frascati, perché al 45esimo è la Tivoli ad avere l'occasione di portarsi sul 2-1 con De Costanzo, che fa tutto bene ma poi trova la traversa a portiere praticamente battuto. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara con la Tivoli, che conquista l'accesso per la finalissima grazie al pareggio per 1-1 in casa con la Luba Frascati, decisiva quindi la vittoria di 7 giorni prima in casa della Lupa. Ecco l'esultanza della Tivoli per un traguardo storico, appuntamento per la finalissima contro il Civitavecchia.